L'Abruzzo nell'Italia di ieri. E questo è il titolo della mostra fotografica che Palazzo De Maio, gioiello museale della città di Chieti, ospiterà a partire da domani, 13 luglio, fino al 2 ottobre prossimo. Una mostra tutta dedicata al lavoro del grande fotografo italiano Pepi Merisio, con 100 scatti che raccontano un percorso nello spazio, nel tempo e nella memoria del nostro paese dagli anni 50 ad oggi, con uno speciale omaggio alla terra e alle genti d'Abruzzo. Così questa mattina, durante una conferenza stampa, il grande artista ha ricordato come il suo lavoro sia stato influenzato dalla scuola americana della fotografia documentaria degli anni 30. È stata la scuola più importante nel mondo sul modo di fotografare non dico le disgrazie, ma certi momenti di vita collettiva, perché questi grandissimi fotografi, non dico che abbiano fatto forza su se stessi, ma hanno cercato proprio di rendere l'immagine il più oggettivo possibile. E questa è stata una grande scuola, perché in quel momento nel mondo c'era invece un po' di fotografia romantica, di interventi semi-poetici sulla fotografia. Questa è stata una scuola per dire: no, guardate che la fotografia è questa. E io sono stato molto influenzato, perché ho capito che mentre il mondo contadino, rurale, eccetera, stava scomparendo, era un po' come la secessione americana, cioè c'era qualcosa che stava andando, e andando rapidamente. E quindi ho cercato proprio in quegli anni di fotografare in questo modo, cioè documentare più che potevo, il più rapidamente possibile. Pepi Merisio ha anche spiegato come la fotografia sociale degli anni 40 sia cambiata rispetto a quella di oggi. Allora ognuno aveva il vestito di ruolo, cioè il vestito che gli competeva. L'operaio aveva la tuta blu, il contadino aveva i calzoni di fustagno, il prete aveva la tonaca, la donnetta aveva lo scialle nero, per cui facendo una fotografia, era già una fotografia sociale perché c'era tutto. Adesso invece è tutto mascherato e fotograficamente è molto difficile. Uno fotografa la strada, cioè lì c'è una fotografia di un mercato dell'Aquila con una roba in testa, si capisce subito chi è quella persona, cos'è, se è una contadina, eccetera. Adesso tu vai in un mercato, fotografi e non sai chi è davanti.